Renate Milor e benvenute a questo speciale appuntamento chiamato La Mela Glam. Questo sarà un nuovo appuntamento per noi, tutto per noi, in cui vi mostrerò tutti i gioielli che o sto amando alla follia, o vi consiglio assolutamente di non perdere, o hanno una lavorazione speciale, o tutto questo messo insieme, praticamente una selezione della selezione indipendentemente dal brand. Quindi un viaggio attraverso tutti i top brand di Milor in cui vi mostrerò le chicche che io ho selezionato per voi. Sarà un appuntamento molto speciale perché troveremo gioielli di Perlaviva, gioielli di Verona, gioielli di Bianca, insomma gioielli di D'Amore, un po' di tutte le collezioni, ogni volta una selezione, un mix diverso, ma tutti sono la mia prima scelta. Oggi abbiamo una modella stra specialissima direttamente da Zurigo. Ci ha raggiunto Kate, meravigliosa come sempre. Kate, per te il tempo non passa mai. Per me sì, per te no, chissà cosa succede, avrai fatto un patto con qualcuno, eh? Allora, Kate ci mostrerà tutte queste chicche indossate da lei per ingolosirvi ancora di più, perché dobbiamo assaggiare questa eleganza che io ho selezionato per voi. Inizio subito con tre meravigliose creazioni di Perlaviva. La prima è la collana MTV 518, ve l'ho riportata, che da 550 euro vi assicuro che già il prezzo iniziale è un prezzo piccolo piccolo per questa creazione di meraviglia assoluta della natura, passa oggi da 550 euro, dicevo, a 4,40, più di 100 euro di sconto, 110 euro per la precisione, per un gioiello, e questo non perdetevelo, per un gioiello che non potete mancare. Allora, vi dico subito, per coloro che sono nuove, questo è un gioiello che chiunque voleva, che ho fatto fatica a riassortire, vi spiegherò perché, perché i lotti delle perle sono introvabili. Adesso tra l'altro c'è il mio collega Davide che è attualmente in Oriente a selezionare nuove perle per nuovi gioielli. È stato difficilissimo ritrovarle, ve l'ho portata, non fatevela sfuggire perché quando ve l'ho portata precedentemente, è finita prima ancora che molti di voi potessero vedere la diretta o rivederla magari con calma la sera o nei giorni successivi, e tantissime di voi sono rimaste senza. Ne abbiamo come sempre pochi pezzi, ovviamente, perché queste perle sono rarissime e tra l'altro io le seleziono una a una. Vi racconterò tutto, ma prima di tutto devo dire a chi è nuovo e mi sta vedendo per la prima volta come si possono acquistare questi gioielli. Come si possono acquistare i gioielli che vi rubano il cuore? Ci sono le icone qua sopra su cui potete cliccare, l'icona del gioiello su cui potete cliccare, atterrate sulla pagina del nostro sito relativa al gioiello, lo mettete nel carrello e fate il checkout. Altra opzione, chiamate il nostro numero di telefono. Chiamate, vi risponderanno i miei collaboratori carinissimi, vi fanno l'ordine al telefono, vi arriverà entro 3, massimo 4 giorni lavorativi, dopodiché potete gustarvelo, aprirete il vostro pacchetto portato dal corriere, potete gustarvelo, potete sognare indossandolo, potete viverlo, se non fosse di vostro gradimento potete anche renderlo. Non succede mai, non succede mai che riceviamo un gioiello indietro. Ve lo dico così, vi avviso, per chi fosse nuovo, chi ormai mi conosce da tantissimi anni probabilmente sa già tutto questo. Il pagamento, alcune mi hanno chiesto se si può pagare in contrassegno. Sì, si può pagare in contrassegno al corriere, quindi in contanti al corriere al momento in cui arriva. Si può pagare con la carta di credito, con Scala Pay, se si vuole dividere l'importo in tre rate, ognuna uguale all'altra, quindi esattamente diviso 3 senza l'aggiunta di un centesimo, oppure con bonifico bancario. Cosa devo dire? Seguitemi sulla chat, c'è una chat live, anzi durante questo nuovo momento, questo nuovo appuntamento di La Mela Glam, vi farò anche un po' di domande, così magari nella chat mi dite la vostra. Mi piace proprio rendervi partecipi, perché se è vero che ogni diretta che faccio è un momento nostro, diciamo che La Mela Glam è ancora più nostro, se mai fosse possibile. Allora, il codice e il prezzo ve li ho dati, voglio rivedere ancora la collana perché chiaramente ve ne devo parlare approfonditamente, e vi do nel frattempo anche il codice del bracciale MTV 517,
che da 245 euro passa a 196, che è il bracciale abbinato. Per la prima volta ve lo faccio vedere oggi, perché non c'era prima, l'ho fatto fare appositamente. Ve lo metto qua vicino, guarda Ele, te lo metto qua vicino alla collana? Ok, scusami, non volevo farti cambiare inquadratura. Tutto in argento, placcato a oro bianco, la collana misura 42 centimetri e mezzo più 3 centimetri e mezzo di estensione, e dopo ve la faccio vedere, il bracciale 18 e mezzo più 3,5 di estensione. Ho voluto mettere questa estensione molto generosa, come vedete non lesiniamo mai sui metalli benché siano preziosi, perché questo bracciale occupa un po' di spazio. Adesso vi misuro le perle in diretta e vi faccio vedere quanto sono grandi. Vi ho dato subito i due codici perché so che stanno già finendo sia la collana che il bracciale, quindi non vorrei che poi chi avesse già acquistato una delle poche collane che per pochi di voi in esclusiva erano disponibili, non riesca a fare la parure col bracciale, e non vorrei neanche che chi era rimasto a bocca asciutta l'ultima volta non riesca ad accaparrarsi questa meraviglia della natura. Perché è una meraviglia della natura? Perché le perle scaramazze sono perle coltivate d'acqua dolce, come tutte le perle del nostro brand Perla Viva, che però sono molto esclusive, molto rare da trovare, molto difficili da trovare con questo lustro, e hanno la particolarità di avere questa forma abbondante nella parte sottostante, come fosse una goccia, e poi più diciamo ristretta nella parte sovrastante, ma in un modo molto organico, molto naturale. Le chiamano perle barocche scaramazze, sono perle che ci fanno proprio percepire quella creazione che avviene all'interno di un'ostrica, di una perla, quasi come se la stessimo vedendo nel momento in cui sta prendendo forma. Quindi con quella liquidità, con quella perlagione, con quella madreperla, con quel lustro che va a sciogliersi creando la forma così organica della perla. Ognuna di queste perle è diversa dall'altra. Quindi qua avete una creazione naturale realizzata con una meraviglia della natura alla volta, che noi abbiamo selezionato per voi e montato su una collana. Ogni collana è un pezzo unico. Noi ne abbiamo quattro qua. Quella che sta mostrando Leonora, questa che era esposta nel mio espositore, quella che sto indossando io e quella che indossa Kate. Ognuna delle quattro chiaramente ha medesime caratteristiche che adesso vi racconto, ma ognuna è leggermente diversa, anzi neanche solo leggermente, è diversa dall'altra. La chiusura, vi dicevo, è in oro bianco con l'animo in argento, è un maxi anello a molla, l'ho scelta io appositamente perché mi piaceva molto da vedere anche dietro quando si hanno i capelli raccolti oppure un taglio corto, e l'ho dotata di questa estensione che non è una classica catenina da estensione, sono proprio delle maglie belle massicce, grosse, che vi permettono di avere o un girocollo molto vicino alla base del vostro collo a 42 centimetri e mezzo, oppure arrivare a 46 centimetri per avere più agio proprio sul vostro décolleté. Quali sono le caratteristiche delle perle che rendono queste perle così esclusive? Innanzitutto vi invito a guardare nelle vetrine delle gioiellerie se doveste vedere qualche collana con le perle scaramazze, perché stanno andando a ruba, quindi le vedrete. Vi invito a guardare la qualità delle perle, perché la rarità di queste perle è dovuta proprio al fatto che hanno una qualità, un lustro, un'iridescenza, una capacità di restituire un po' tutti i colori del prisma superiore nettamente a tutte quelle che comunemente vengono montate sulle collane. Quindi so che tantissime di voi già lo sanno. So che molte di voi hanno già acquistato la variante grigia che è finita, la variante bianca che è finita, insomma questa è una chicca che vi ho portato perché me l'avete chiesta in tantissime, mi auguro che non sia già terminata. Allora, che cosa crea il valore di queste perle? Vi dicevo, la luminosità e la forma così particolare. È un pezzo unico, ognuno è un pezzo unico, è un pezzo esclusivo che vi farà sentire
di una eleganza non impettita. Questa è l'eleganza che amo io. Vi dicevo che in questo momento, guardiamo anche il bracciale nel frattempo, così presentiamo entrambi insieme. Ecco, ve lo sta facendo vedere Kate. Stessa chiusura, chiaramente, sempre anello, maxi anello a molla in argento, placcato oro bianco e estensione. Il bracciale misura 18,5 cm, che è perfetto per un polso piccolo. Kate infatti l'ha chiuso alla sua, al suo primo anello, ma poi ha altri tre anelli, 3,5 cm di estensione, arriva a 22 anche per i polsi large ed extra large. Attenzione, se poi non usaste l'estensione, nonostante stiamo parlando di metallo prezioso, voi potete anche decidere di rimuoverla, eh? Lo so che non dovrei dirlo, ma se non vi interessa si può anche fare. Tutti i nostri gioielli sono marchiati 925 perché all'interno c'è argento, argento 925, e hanno il loro certificato di autenticità in cui vi raccontiamo tutta la storia della preziosità di questi gioielli e la placcatura oro 18 carati. Stiamo parlando di creazione Milor. Milor è un'azienda che compie l'anno prossimo 70 anni, un'azienda italiana in Milano. Qualcuno di voi mi ha chiesto dove abbiamo il negozio. Noi siamo un'azienda, realizziamo i nostri gioielli nei vari laboratori orafi fra il Vicentino e l'Aretino in Italia. Ogni nostro orafo è specializzato in uno step, in un passaggio della produzione, ma questi gioielli, diciamo che di passaggi ne hanno avuti pochi. Più che altro sono passaggi importanti, perché quello più importante è la selezione delle perle e poi l'infilatura abbinando una perla all'altra. Chiusura del nostro orafo che l'ha realizzata in argento placcato oro e gioco è fatto. Perché dicevo un'eleganza non impettita? Perché questo è un gioiello che ci rappresenta molto. Non è il classico giro di perle, chiaramente, come avete potuto notare. È una collana che ha questa organicità, questa naturalezza che ci fa sentire e che dà la percezione di una donna molto ricercata, chiaramente con un gioiello molto costoso. Generalmente queste collane vanno dai 700 ai 1500 euro e non hanno questa qualità, ve lo dico, però non impettito, non costruito, perché non è la classica forma tonda. Questa è la perla scaramazza, è quella che fa parlare di selvaggio, di naturalezza, di eleganza e esclusività in modo molto naturale. Non fatevi scappare né la collana né il bracciale, spero ne sia rimasto qualcuno per le ultime di voi che stanno guardando, perché facciamo fatica a riassoltirle. Non troviamo questa qualità di scaramazze e quindi non riusciamo mai a realizzarne più di un tot di pezzi. Benissimo, devo congedarmi da questi due gioielli che però continuo ad indossare per presentarvi per la prima volta un paio di orecchini sempre con perle barocche, in questo caso in argento placcato oro giallo, che vi ho voluto portare perché sono speciali. Sono orecchini a cerchio. Aspetta che li prendo io, guarda, vediamoli qua. Eccoli qua. Sono orecchini a cerchio di una dimensione deliziosissima, guardateli, perché non sono troppo grandi e neanche troppo piccoli, perfetta dimensione, questi andranno a ruba, già ve lo dico, con due perle barocche che si possono estrarre dall'orecchino, quindi avete praticamente l'opportunità di indossare questo orecchino a cerchio che è la fine del mondo, nella sua dimensione e nel suo spessore, sia con la perla che senza perla, anche così nudo, semplice com'è. Avete due indossi completamente, anzi questa perla che vedete pendere dall'orecchino la potete inserire singola o anche doppia su una collanina, su una catenina, quindi avete molteplici indossi con questi orecchini. Non fateveli sfuggire, ve li ho portati perché io amo tantissimo questa forma, questa dimensione del cerchio, ma soprattutto questo spessore. Li ha fatti un nostro orafo specializzato solo in orecchini a cerchio ad Arezzo, saluto Andrea che li realizza, che è specializzato nei nostri orecchini a cerchio in oro. Mi piacciono perché hanno questo aspetto che in inglese si direbbe juicy, succoso, questo aspetto bello corposo. Non è l'orecchino a cerchio sottile, è composto nella sua dimensione ma bello succoso, per così dire, nella sua superficie, molto luminosa, e quindi rende giustizia anche alla bellezza di questo oro 18 carati che va a coprire perfettamente l'argento 925. Questi orecchini sono l'MTV 515
e hanno un costo di soli 79 euro, tutto incluso, quindi il paio di orecchini a cerchio e le due perle che potete anche scorporare dagli orecchini, che scende oggi a 63 euro. Perché ci sono queste promozioni? Lo dico a chi mi segue magari per le prime volte. Perché Milor è un'azienda che realizza varie collezioni. Io mi occupo dello sviluppo dei gioielli. E della selezione fra questi gioielli che sviluppo da presentare a voi perché sono sempre quelli in cui credo di più. E per farvi un dono, visto che molte di voi mi seguono da 10, 12, 13 anni, io riservo solo a voi che seguite la nostra diretta, quindi non a chi arriva sul sito fuori dalla diretta, diciamo prima della diretta o 3 giorni, oltre 3 giorni dopo, ma solo a voi che seguite questa diretta riservo una promozione del 20%, che è una promozione specialissima, perché fra 3 giorni, cioè domenica a mezzanotte, scade la promozione e questi gioielli rimarranno sul nostro sito www.milor.com con il loro prezzo originale. Quindi del 20%, tra l'altro arrotondato, io arrotondo anche sempre per difetto nel vostro sconto, del 20% sparisce questa promozione e rimane il prezzo originario. Quindi approfittatene perché dura fino a domenica, vi do il tempo di riguardarvi la diretta se volete, comodamente, magari la sera, il giorno dopo, eccetera, ma vi devo avvisare di un pericolo. Molti gioielli finiscono e quindi proprio pochi giorni fa mi ha scritto Manuela, che saluto, tra l'altro l'ho già salutata in onda perché mi scrive spesso, che mi diceva questa volta non mi sono fatta fregare. Mi diceva, ho acquistato i gioielli la mattina della diretta, perché di solito la guardo la sera perché alle 2 non riesco mai a guardarla e puntualmente mi perdo. Infatti l'ultima volta aveva perso la collana con le perle scaramazze grigie. Mi ha detto, questa volta non mi sono fatta fregare perché i gioielli della nostra diretta vengono caricati sul sito la mattina del giorno della diretta. Quindi voi già da allora potete iniziare ad acquistare, se li conoscete già, se conoscete la nostra qualità e quindi potete andare a nozze. Se non la conoscete, vi do la mia parola. Non ho misurato le perle, avevo detto che le avrei misurate, voglio farvi vedere la grandezza di queste perle con il nostro calibro. Allora, di solito le perle vengono misurate nella loro pancia, così si chiama, che è la parte più ampia della perla. Questa misura 13,92, questa 13,56. Qua siamo a 13,71 ed è per questo che nella descrizione sul sito voi troverete misura perle 13-14 mm. È l'ampiezza della parte più ampia della perla. È una misura molto importante. È per una collana meravigliosa. Stessa cosa per il bracciale. Gli orecchini vogliamo rivederli un attimo e poi ci congediamo dagli orecchini e passiamo a un altro dei nostri brand. Ragazzi, allora questi orecchini vi dico come vi arrivano. Vi arrivano così. Con questa confezione Milor, guardate, scusate, no, non arriva con la confezione Milor, arriva con la confezione perla viva, giusto? Beh, comunque vada, vi va bene perché le confezioni sono queste. All'interno, che ci sia scritto Milor o perla viva, all'interno trovate la pochette, aspetta che la estraggo. In ogni caso, tutte le nostre confezioni hanno all'interno la pochette e tutte le nostre confezioni hanno all'interno il certificato di autenticità, che vi racconta di noi, di questa azienda, della selezione. Non solo, vi arriverà anche la shopper. La shopper Milor vi arriva in ogni caso con confezioni Milor o confezioni per la viva che siano. Questo ve lo dico perché questi orecchini, secondo me, sono un regalo perfetto per tanti tipi di donna. Per esempio, molto spesso non si sa cosa regalare, magari ragazze giovani. Vi ho parlato della mia nipotina, che chiamo sempre nipotina, che ha 19 anni. Anzi, quest'anno va per i 20, caspita, mio figlio ne va per i 18 quest'anno, è incredibile, loro hanno un anno di differenza, quindi sì, siamo lì. E molto spesso, ecco, cosa regalare a una ragazza così giovane? Questo è stupendo perché ha il lusso, la modernità, la contemporaneità del design. Alle ragazze piacciono tantissimo gli orecchini a cerchio di questa dimensione e stanno spopolando anche fra le giovanissime le perle. Tra l'altro, questo è un regalo bellissimo anche per un'amica, per una sorella, per una mamma. È uno di quei gioielli che ti ritrovi ad indossare molto più di quanto non abbia mai pensato prima, perché è perfetto per tante occasioni, che siano classiche, che siano cerimonie, ma che siano anche proprio la vita di tutti i giorni. E tra l'altro, stavo guardando se Kate lo stava ancora indossando, ma no, si è cambiata con quello successivo che poi vi mostro. E
E tra l'altro lo potete indossare con o senza perla, per un prezzo di 63 euro. Passiamo all'altro brand di cui ho selezionato i miei pezzi e inizio subito con uno dei best seller assoluti di Milor che vi ho voluto portare oggi. Lo vediamo qua. Alcune di voi già lo conoscono perché è un best seller assoluto ed è la collana con le pepite che ha un prezzo magnifico. A proposito di prezzi magnifici, lo so che non dovrei distrarvi da questo pezzo, ma alla fine di quest'ora avrò un pezzo che molti di voi mi hanno chiesto ad un prezzo super speciale, oltre il 20% di sconto. Anzi, sai cosa faccio? Ve lo faccio vedere subito. Così faccio impazzire Chiara con le grafiche. È questo, scusate. Questa è la collana di Bianca ad un prezzo super speciale oggi. Vi faccio mettere il codice, è la collana maglia bizantina di Bianca, quindi in argento placcato platino, che oggi non ha solo il 20% di sconto, ma molto molto più, scende da 133 euro fino a ieri, fino a stamattina sul nostro sito, era prezzata a 133 euro e lo sarà da lunedì, oggi a 79 euro, un prezzo indicibile, eh? Indicibile. Attenzione, non fatevela sfuggire. Ma torniamo a Verona Gioielli. Verona Gioielli è uno dei nostri brand più amati in argento placcato oro giallo 18 carati. Le pepite sono fra i soggetti più richiesti in gioielleria, perché la pepita è sempre un po' sinonimo di lusso, di opulenza, di importanza. Io qua ne ho voluta mettere una gigante su un lato di questa collana. Una pepita elettroformata con una forma organica fatta ad opera d'arte. L'ho selezionata per il nostro Lamela Glam, questa collana, perché è fatta divinamente. È bellissima, ha questa asimmetria che a me piace tantissimo, l'ho fatta fare apposta così, con una maxi pepita su un lato, lo vedete nello schermo a destra, sul collo di Kate, e poi ha pepite leggermente più piccole, che sono queste, alternate a niente di meno che ametiste naturali. Chi di voi non avesse questo gioiello non se lo perda, perché ha un super prezzo di 58 euro. È una maglia brillantissima, cioè tutta diamantata, sapete che Milor è molto specializzata nella diamantatura delle maglie, e ha le pepite elettroformate in argento placcato oro 18 carati, di cui una che sembra quasi un seme tropicale gigante, bellissima, alternata a queste pepite, quindi a pietre tagliate con la forma di pepite, proprio per emulare la pepita d'oro, in ametista. Questa collana misura 45 centimetri, ma ha 3 centimetri di estensione, quindi arriva a 48 centimetri. Guardatela su Kate. Lei l'ha abbinata agli orecchini che vi ho portato proprio per fare la parura. Attenzione, perché ne sono rimasti, mi hanno appena detto che ne sono rimasti pochissimi di questi orecchini, sono andati a ruba perché sono strategici e stupendi, veramente pochi, in oro giallo. 18 carati con l'animo in argento 925, questa è una chicca assoluta. Ve li faccio solo intravedere mentre vi parlo ancora un attimo della collana e poi andiamo proprio sugli orecchini, ve li ho voluti anticipare perché stanno finendo. Questa è la chiusura della collana, ve la faccio vedere perché chi non ci conoscesse probabilmente ha bisogno di vedere i dettagli dei gioielli. Quindi notate la brillantezza di questa maglia, la luminosità di questa maglia, la luminosità della placcatura oro 18 carati sulla chiusura, che è quella che ha più superficie, oppure sulla pepita gigante, l'impeccabilità della finitura dei nostri laboratori galvanici, una placcatura che rimane nel tempo, chi ci conosce ormai lo sa, e l'estensione, che non è la classica catenina tonda infinitesimale, è una maglia grumette diamantata. La tag che riporta il marchio di Verona Gioielli e il punzone del 925, che vi dimostra che all'interno di questo oro 18 carati c'è comunque un metallo prezioso, l'argento.
Questo è da non perdere. Ritorniamo all'orecchino che vi ho anticipato, se ne sono rimasti ancora in alcuni, molto velocemente, perché sicuramente sta ormai agli sgoccioli. Questo è un pezzo da non perdere. Perché? Per chi ama l'orecchino a bottone. Generalmente gli orecchini a bottone sono un po' classici. Cioè l'orecchino a pallina, l'orecchino a pastiglia, l'orecchino ovale. Insomma, un po' una classicità, un po' scontata. Ecco, qua voi avete l'emulazione di una pepita, quasi di una perla a pepita, tutta in oro 18 carati, con l'animo in argento 925. Elettroformata. Che occhi, Kate. Ecco, io comprerei un occhio e la pepita. Sì, ma... Che bello, stanno benissimo insieme. Sarebbe da foto, ecco, da una parte l'occhio, da parte la pepita, vedi questa luminosità in entrambi i casi che è pazzesca. Vabbè, allora, dicevo, è una pepita molto bella perché ha un movimento molto organico. Sembra quasi un sasso smussato dall'acqua. Non è un ovale classico, ha proprio questo sali scendi, questa morbidezza, questa organicità tipica di una pepita morbida. E questo viene dato da un'elettroformatura fatta ad opera d'arte. Sono pochi gli orafi che realizzano l'elettroformatura in Italia. E l'elettroformatura dà la possibilità di avere dei gioielli non pesanti ma con un bel volume, come in questo caso, che copre perfettamente il foro del nostro lobo. Anzi, mi devo cambiare perché io sto ancora indossando i gioielli di perla viva. Quindi dicevo, un bel volume, ma soprattutto l'elettroformatura dà l'opportunità di avere delle forme che altrimenti non si riuscirebbero a realizzare, cioè molto naturali, molto organiche. Io devo rifare tutto il set qua, ho lasciato tutto con perla viva. Sapete quanto costano questi orecchini? Solo oggi e fino a esaurimento, perché stanno finendo, non vi dico neanche fino a domenica, costano 43 euro. Scatola, confezione, pochette, certificato di autenticità, l'orecchino realizzato in Italia da Milor in argento 925 e placcatura oro 18 carati. Ma andiamo all'ultimo gioiello di Verona Gioielli, quindi l'ultimo gioiello in argento placcato oro 18 carati, che è una novità assoluta. Io so che voi, come me, adorate le collane con il pendente e quindi ve l'ho portata. Le avevamo visti nelle scorse dirette con la labradorite. Sono andati a ruba sia la goccia di labradorite che il tondo. Anzi, vi avevo detto che vi avrei voluto coinvolgere nella nostra chat. Ditemi quale pietra preferite fra la labradorite e la madreperla con quarzo sfaccettato sopra, perché non mi sono limitata a portarvi... Ah, ancora sull'altra collana, me la cambio adesso, Giorgia. Datemi un attimo. Eccola qua, questa maglia brillantissima, meravigliosamente diamantata, quindi tanto luminosa. E il pendente che si estrae dalla maglia, quindi anche in questo caso avete due gioielli in uno. Aspetta che ho i capelli. Ecco qua. Bellissima. Madreperla selezionatissima, non una classica comune madreperla, ve lo dico perché noi di Milor siamo maniacali nella selezione. E sopra la madreperla, con un taglio bombato, un quarzo trasparente in colore sfaccettato, quindi questa meraviglia di magia, di incanto, di iridescenza che va, della madreperla stupenda, che va ad essere sottolineata, enfatizzata, portata al massimo splendore proprio dal quarzo sfaccettato sopra. La chiamano doublet, questa è la madreperla, scusa Eleonora, sai che... Voglio proprio fare vedere la qualità della madreperla. Mica è semplice trovare un taglio di madreperla di questa qualità. La qualità della cornice, perfetta, impeccabile, lucidata perfettamente, placcata perfettamente. E la qualità di questa doppietta, la chiamano doublet, doppietta, cioè due pietre, una sotto l'altra, per dare questo effetto iridescente. Ditemi se preferite la labradorite, che vi avevo mostrato in qualche diretta precedente, o questa madreperla con il quarzo, che vediamo qua magicamente sul décolleté di Kate.
È un po' sognante questo gioiello, eh? È l'MTV 380, 119 euro per questa collana più pendente, estraibile, quindi potete indossarlo su un'altra maglia oppure potete indossare questa catena che è bellissima con un altro pendente o da sola o anche il multi-indosso. Questa è bella anche col multi-indosso, MTV 380 scende da 119 euro, che sarebbe il suo prezzo fino a domenica, scusate, da domenica mezzanotte in poi, scende oggi a 95 euro. Questo è un pezzo molto bello. Ve l'ho portato perché secondo me è proprio una boccata di raffinatezza e di eleganza. È quasi disarmante la sua luce, molto, molto particolare. Guardate, non la tocco neanche così, ferma. Assume tutti i colori del prisma, è la fine del mondo. Tra l'altro io trovo il bianco e la madreperla insieme all'oro giallo incantevoli. Questa collana misura 48 centimetri più 5, adesso ve lo dico un attimo con precisione, 50 centimetri più 5 centimetri. 55 centimetri, quindi la potete chiudere a 50, a 50 e mezzo, a 51, a 53, a 54, fino a 55 centimetri. Molto bella, indossata anche nella sua totale lunghezza, Stupenda sia in inverno su un lupetto, su una maglia più accollata, sia in estate sulla bronzatura. MTV 380. Vi ricordo come acquistare. Se volete chiamare il nostro numero, vi rispondono i miei collaboratori qua da Milor. Se non rispondono subito, vi richiamano. Oppure mandate un WhatsApp. Potete mandare anche un WhatsApp allo stesso numero per qualsiasi richiesta oppure semplicemente per essere richiamate. Perché a volte ci sono proprio dei picchi di telefonate, non riescono a rispondere a tutti perché noi preferiamo avere un call center interno dei miei collaboratori qua in Milora e non esterno, quindi non siamo tantissimi. Spesso c'è proprio diciamo il boom di telefonate e vi richiamano. Se no, scrivete il WhatsApp, altrimenti potete fare da voi, cioè cliccate sull'icona e acquistate l'articolo, il gioiello che vi ha rubato il cuore sul nostro sito. Attenzione che quando lo mettete nel carrello non viene riservato per voi. Cioè, mi spiace dire questa frase, ma nel senso che se qualcuno prima di voi fa il checkout, magari finisce e non lo trovate più. Quindi dovete fare proprio il checkout e andare al pagamento. Pagamenti con carta di credito, con Scalapay, che sarebbe carta di credito in tre rate, esattamente un terzo dell'importo ogni mese, oggi il primo, fra un mese il secondo e fra 2 mesi il terzo, oppure con bonifico bancario o anche in contanti al corriere, quindi in contrassegno. C'è qualcosa che non ho detto? Seguitemi, non adesso, seguitemi qua, però seguitemi su Instagram e su Facebook perché vi do tutti gli appuntamenti alle prossime dirette, anche di Lamela Glam, che è questo nostro nuovo appuntamento speciale, e poi a tutte le nostre dirette invece dedicate ad ogni brand di Milor. Passiamo al prossimo, ultimo brand di questo nostro appuntamento privato, che è Bianca. Bianca è una collezione molto speciale, quando mai, perché a me le cose non speciali non piacciono. Cioè, si è spenta una luce, adesso magari la riaccendiamo, perché sono troppo brillo di luce mia, Giorgia. Quindi si è spenta la luce, ma noi andiamo avanti e indosso gli orecchini di questa collezione speciale, la collana e il bracciale, e vi ho già anticipato cosa vi farò vedere. Ah no, e poi ho gli altri due. Caspita, vi devo anticipare tutto perché qua sta finendo tutto. Bene, allora siamo nella collezione di Bianca. Adesso faccio tutto il cambiamento di tutto il set. Ah, eccolo il secondo orecchino. Collezione in argento 925, placcata, non oro, ma platino. Una collezione esclusiva, la placcatura platino è una placcatura esclusiva, difficilissima da realizzare, noi l'abbiamo fatta per voi, non la troverete in giro nei negozi, ma ha un grossissimo vantaggio. Scusate, non voglio farvi gola, ma sto indossando la collana così con grande nonchalance, perché questa collana si indossa così. Ecco qua, adesso te la metto io, Eleonora, questa collana, perché la devi districare, ecco così, perfettamente. Un capolavoro questa collana, eh? Meraviglia pura. Poi
Perché abbiamo scelto di realizzare una collezione con la placcatura platino? Perché volevamo dedicarla a tutte le donne che amano il metallo prezioso bianco, quindi chi ama l'oro bianco, chi ama l'argento, ma che in realtà vuole di più. Vuole il non plus ultra del metallo prezioso bianco e il non plus ultra è il platino. Perché il platino è il non plus ultra? Perché è il più costoso? Perché è quello più ambito, più prestigioso? Perché il platino, dammi pure che la metto io qua sull'espositore, grazie. Perché il platino è il metallo più brillante di tutti i metalli bianchi che ci sono in gioielleria. È il metallo più luminoso, di base più bianco direi, di tutti i metalli che ci sono in gioielleria. Quindi quando voi indossate un gioiello in platino, voi indossate un gioiello che spicca fra tutti gli altri vostri gioielli bianchi. Se voi avete una collana in argento o in oro bianco, noterete la differenza con il platino, perché il platino, guardate, il platino ha un bianco più intenso. Riusciamo a... Ecco qua. Spero che la luce gli renda giustizia. Rende giustizia? Non rende giustizia? No, lo vediamo dopo. Cosa devo fare? Vado avanti? Faccio vedere il bracciale. Faccio vedere il bracciale prima perché mi hanno detto che la collana era dopo, giusto? Ok. Allora, scusate, vi faccio vedere il bracciale dove qua vediamo un lato in realtà del bracciale, ma l'altro è quello che io indosso, diciamo, come front, di fronte, che è questo. Ma voi potete indossarlo come volete. Perché il bracciale, questo è uno dei miei pezzi preferiti, ve l'ho detto, che questo nostro appuntamento era un appuntamento dedicato ai pezzi che io ho scelto fra tutte le selezioni dei nostri brand. Quindi questo bracciale è assolutamente per me un must have, uno dei miei gioielli preferiti perché io amo i bracciali rigidi. Amo il bracciale rigido, ma non lo posso spesso indossare perché ho le mani molto grandi e quindi i bracciali rigidi senza chiusura non mi entrano. Quindi cosa faccio? Io indosso solo quelli che hanno una chiusura e voi mi direte: ma dov'è la chiusura di questo bracciale? Come faccio ad indossarlo? C'è una chiusura scomparsa meravigliosa perché c'è uno snodo realizzato da un nostro orafo specializzato in snodi, attenzione, che è nascosto sulla superficie del bracciale. Ve lo faccio vedere. Allora, guardate, impeccabile. Questo è un bracciale dove non vedete chiusura. Un pezzo unico, meraviglioso, con questa apertura frontale che volendo potete appunto indossare nella parte retrostante e quindi indossare il bracciale in tutta la sua meraviglia di superficie in platino e in tutto il suo spessore di oltre 4 mm, quasi mezzo centimetro di spessore e la chiusura è qua. Incredibile, eh? Questo è un tocco di classe. È un grande tocco di classe. Voi potete inserirlo lateralmente nel vostro polso, lasciarlo andare e diventa così, perfetto. Adoro questo bracciale, adoro l'opulenza della sua superficie, lo spessore di questa canna, la chiamano, di questo tubo, anche se non è una bella definizione, in argento, tutto in argento 925, placcato platino, che dà al vostro polso proprio una magnificenza che va dall'eleganza alla grinta, dallo stile e la classe al carattere. Eccolo, lo vediamo qua intravedendo anche la collana che sta indossando Kate, sul polso di Kate. È l'MTD 448. E ha un prezzo di 149 euro, che già direi è molto contenuto per questo bracciale, che scende nel nostro appuntamento di oggi a 119 euro e rimarrà 119 euro solo fino a domenica a mezzanotte. Io amo le superfici di bianca, soprattutto quando sono così pulite, perché rendono giustizia a questa brillantezza del platino. Vi dicevo che bello, Kate. Che il platino è un metallo molto ambito non solo perché è il più brillante in assoluto, ma anche perché è il metallo bianco più longevo, cioè è quello che rimane così sempre.
rispetto all'oro bianco che tende ad ingiallire e all'argento che tende a scurire, il platino rimane così. È per questo che viene spesso anche scelto per le fedi di matrimonio, per le fedi di engagement, mi viene, di fidanzamento, come sono poliglotta, eh? Lili, vedi che ogni tanto do anche qualche chicca in inglese, eh? Noi abbiamo Lili, ormai l'avete conosciuta, è la nostra inviata direttamente da New York, inviata qua però, in Milor, da Long Island per la precisione, ci piace dirlo, eh? Siamo in tanti qua, siamo in tanti, siamo qua tutti per voi e c'è Giorgia in regia, c'è Andrea in camera, c'è Kate che avete visto, Andrea saluta, c'è Eleonora alla camera del Focus Prodotto, insomma c'è Lili in assistenza modella e poi ci sono io, ma soprattutto c'è questa magica selezione che ho creato per voi di gioielli dei nostri top brand. Bene, ci spostiamo dal bracciale. Adesso posso fare vedere la collana? L'ho detto il prezzo del bracciale, sì. Non ho detto la misura, però guardate, io ho un polso di 18 centimetri, che è un polso large, diciamo, e a me è perfetto. Direi forse non oltre i 18 centimetri di circonferenza. Se potete, misuratevelo, se non sapete la vostra circonferenza. Secondo me le luci si spengono perché i gioielli sono troppo brillanti e quindi vengono abbagliate. Secondo voi? Ma sai che questa collana si vede benissimo anche così al buio? Che bella! Allora, qua abbiamo una collana di 8 file, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 file di maglia micro bead diamantate. So che molti di voi conoscono la nostra collana multifilo di Bianca, famosissima, finita e ancora non riassortita, quindi già vi dico, se vi piace, accaparratevela perché i nostri riassortimenti sono un po' emblematicamente lunghi. So che conoscono quella collana. Quella collana ha 5 file, questa ha 8 file. La maglia è diversa dall'altra, ma altrettanto luminosa. La differenza fra le due è che quella di cui sto parlando, che molti di voi già conoscono, anzi scrivetemelo in chat se avete l'altra, quella da 5 file. La differenza è che quella è quasi impalpabile, eterea, è una maglia roulé, quindi più aperta, e questa invece è una maglia micro bead diamantate, più corposa, più diciamo consistente al tatto, e stupenda, è di 8 file, quindi vedete la cascata, insomma, di queste 8 file graduate. MTV 452, 149 € il suo prezzo. Scende a 119 € oggi, non fatevela sfuggire, ha una chiusura bellissima anche nella parte retrostante che adesso vi mostro, è una collana di cui tra l'altro un giorno vi porterò anche il bracciale, e è la fine del mondo questa collana, bellissima sulla pelle, bellissima, ma anche molto bella da intravedere nelle sue 8 file con uno splendore particolare. Le micro bead che compongono questa maglia sono tutte diamantate, sono tutte sfaccettate. Aspetta, ce l'ho su io, ma volevo anche farvela vedere qui. No, così non si vede molto, credo. Meglio su. Sono tutte brillantissime e danno una sensazione proprio di corposità stupenda perché sono tutte piene. 119 € per questo gioiello oggi, poi risale a 149. Ecco, lo vediamo anche qua su Kate. Prova a girare, ecco, brava, prova a girarti un po', Kate, così vedono tutta la diamantatura speciale di questa maglia. Abbinata a questa collana e al bracciale che vi ho appena abbinati a questa collana e al bracciale che vi ho appena mostrato, ci sono gli orecchini a cerchio. Come potevano mancare gli orecchini a cerchio che io adoro? Non potevo non portarveli in questo nostro primo appuntamento di Lamela Glam, che sono praticamente le mie chicche selezionatissime per voi. Orecchino a cerchio di, adesso vi dico esattamente, credo che siano 4 centimetri circa di diametro. MTV 450, completamente lucidato a specchio, sembra un nastro di platino bombato, prezzo minuscolo di 67 € tutto argento, tutto placcato platino, scende oggi a 54 € e anche questi mi stanno dicendo che stanno già finendo. Li avete già visti probabilmente, non vi ho detto, alcune di voi più scaltre l'hanno già fatto sicuramente questo lavoro, che ci sono tre righine in alto che vi portano alla lista completa di tutti i gioielli in onda oggi con me. Quindi
Quindi potete vedere in anteprima, prima che io ci arrivi, i gioielli che andrò a presentarvi e già assicurarveli in modo tale che magari non li perdiate quando arrivo alla presentazione completa. Li chiamiamo a semicerchio, io li chiamerei anche a cerchio, anche se chiaramente non arriva fino in fondo, ma è un vero e proprio cerchio. Quello che io amo di questi orecchini è l'ampiezza della superficie, quindi la larghezza della superficie e la leggera bombatura che è quasi impercettibile. Sembrano piatti, ma in realtà hanno quella lieve bombatura fatta d'opera d'arte da questo nostro orafo specializzato negli orecchini a cerchio, che ha realizzato sia quelli di Perla Viva che questi che abbiamo visto prima. Questa tecnica di renderlo bombato solo quanto basta impercettibilmente per fare scivolare la luce in maniera celestiale e renderlo ancora più lussuoso. L'orecchino a cerchio dà sempre questa sensazione di grande armonia, di carattere, di brio, di donna felice. No, non dà quella sensazione proprio di sorriso. Niente, oggi abbiamo Andrea che sale e scende ad accendere luci. Chissà cosa è successo. Bene, sono arrivata al gioiello di Bianca che vi avevo promesso, che ha un prezzo non speciale ma super speciale solo per oggi, non lasciatevelo sfuggire fino a domenica, spero ve lo mantengano fino a domenica, che è la collana maglia bizantina. Allora, la conoscete in tantissime questa collana, è un capolavoro di oreficeria, non poteva non essere parte del nostro appuntamento la Mela Glam. È una maglia tutta realizzata a mano, adesso la indosso anch'io, aspettate che mi devo dividere da questa meraviglia delle 8 file che vi ho appena presentato e indosso la maglia bizantina, che è un onore poter indossare perché è uno dei gioielli più rappresentativi del lusso in Italia, del lusso proprio della gioielleria italiana. Vi ricordo che i nostri gioielli sono tutti realizzati in Italia da orafi italiani, sono gli stessi orafi, quelli che realizzano Bianca, Verona o Perla Viva che vi ho mostrato oggi, che realizzano le nostre collezioni in oro. E siccome non è scontato che un orafo che realizza le collezioni in oro sia lo stesso che realizza le collezioni in argento, anzi non succede mai, c'è una manualità per chi è avvezzo a lavorare l'oro che è completamente diversa. Una raffinatezza nel dettaglio, una cura dei particolari, un'abilità nel realizzare i gioielli, ma soprattutto una finitura impeccabile ed eccezionale da parte di questi orafi che vi crea questo lusso puro. La maglia bizantina è una maglia realizzata a mano, almeno noi la realizziamo a mano, è come se fosse un lavoro a maglia, un lavoro ad uncinetto, che interseca, chiude e curva tutte queste maglie per realizzare questa corposità, questo spessore, che non ha fronte e retro, come vedete, è tridimensionale, leggermente bombato da entrambi i lati, e questa morbidezza. Io non mi sono divisa dal bracciale di Perla Viva, è finito? Mamma mia, questo bracciale è un incanto, spero che siate riuscite a farlo vostro. Questa maglia bizantina è tutta placcata platino, potete immaginarvi la quantità di platino all'interno delle maglie che si interseca nella parte fuori, che è la fine del mondo. Costa solo 79 euro oggi, ma il suo prezzo sarebbe 133. Sul nostro sito fino a stamattina era 133 euro, oggi e fino a domenica costa solo 79. Non fatevela sfuggire perché è la fine del mondo e soprattutto rappresenta non solo il lusso di una donna che può permettersi un gioiello di spessore, ma anche la grinta e il carattere del mondo Bianca, perché questa placcatura in platino associata alla maglia bizantina è bellissima anche da indossare con un look grintoso, deciso, di carattere, con una t-shirt, con un lupetto, con una camicia nera, insomma, ecco, anche con la luce spenta risulta meravigliosa, guardatela, guardatela. Con qualsiasi look, giovane, classico, contemporaneo, oppure appunto da cerimonia. La maglia bizantina è un must have, ma insieme alla collana non potevo esimermi dal portarvi anche il bracciale, esattamente identico alla collana. Stesso gauge, cioè stesso spessore, 8 mm, non ve l'ho detto, per la collana misura 8 mm, la larghezza della collana, perché ci sono bizantine di spessori diversi, fate la parora. Guardate che bello.
Allora, questo bracciale, adesso vi dico quanto misura, perché se non mi sbaglio non è lunghissimo. No, mi sbaglio, è lungo. Aspetta, Scusa Leonora, guardiamo la collana, intanto tanto la maglia è uguale. Il bracciale misura 20 centimetri, però in realtà, avendo uno spessore abbastanza ampio, scusate, 19 centimetri, mi sembrava strano, 19 centimetri. Io ve lo consiglio se avete un polso che arriva a 17 e mezzo, già 18 è troppo piccolo. 17 e mezzo di polso già va bene. È un bracciale dedicato alle donne che hanno un polso piccolo o medio, non large o extra large. Quindi la maggior parte di voi possono permetterselo come misura, però ecco, chi se lo può permettere non se lo faccia scappare, anche perché il prezzo di questo bracciale che vi arriverà in una confezione Milor bianca. Adesso noi abbiamo qua le confezioni Milor, voi vi arriverà con la confezione bianca, ma comunque sempre scatola, sempre pochette all'interno, sempre certificato di autenticità e shopper Milor. Il prezzo è, dicevo, 63 euro oggi, costava 79,80 fino a ieri e costerà 79,80 da lunedì. Non lasciatevi sfuggire queste proposte. Bene, chiudiamo con questi gioielli di Bianca, stupendi. Spero non vi siate perse la collana di Perla Viva con le perle scaramazze. Saluto la nostra meravigliosa Kate, che sta indossando tutto bianca come me, orecchini, collana e bracciale. Eccola. Ciao Kate. E sono curiosa di sapere se vi è piaciuta questa nuova idea di questo momento nostro insieme del best of the best, cioè delle mie selezioni fra ogni collezione per voi. Quindi scrivetemi su Letizia Lamela Instagram o Letizia Lamela Facebook, tutto attaccato, Letizia Lamela, anche se il mio cognome si scriverebbe staccato. Seguitemi, scrivetemi cosa vi è piaciuto di più, perché io sarò lietissima di rispondervi personalmente. Vi do appuntamento, non so ancora bene quando, però ve lo scriverò sui miei social. Mi raccomando, state attenti, non perdetevi le puntate, anche perché ci sono sempre promozioni esclusive. E vi mando il mio enorme e affettuosissimo bacio.